Allora, abbiamo ascoltato alcune istanze, alcune proposte da parte delle associazioni su una possibile modifica, no, delle leggi sull'adozione in Italia, che al momento vanno molto a rilento, una su 100 va in porto. Molte Voi, diverse difficoltà, con sì. molte difficoltà, accoglierete queste, cioè, la possibilità di accogliere queste proposte e di facilitare il percorso? Io ho molto apprezzato, è stato un momento estremamente toccante con le tante testimonianze dei ragazzi, tre proposte concrete, quelle che oggi ci vengono segnalate, tre proposte che possono migliorare la vita dei ragazzi che vengono adottati e delle famiglie che accolgono e adottano questi ragazzi. Il Partito Democratico naturalmente sarà in prima linea per approfondirle e per confrontarsi ancora di più con questa realtà al fine di migliorare naturalmente una legge che oggi in Italia ha tante falle, purtroppo i tempi d'attesa, le difficoltà che i ragazzi incontrano. Oggi alcune di queste ci sono state raccontate proprio dalle famiglie, dai volontari, dalle persone che lavorano nell'associazione, quindi assolutamente noi vogliamo ascoltarle, vogliamo accoglierle e naturalmente capire come poi queste proposte potranno diventare un punto da cui appunto il Parlamento può partire per migliorare la vita dei nostri concittadini. Allargo un po' il campo. Una legge che invece arriverà qua al Senato, che la Camera ha già approvato, è quella che stringe sul reato di maternità surrogata, no? Il dibattito, cioè, nasce anche dal fatto che non c'è possibilità di adozione per coppie gay. Secondo il Partito Democratico stanno maturando tempi anche per un'apertura di questo tipo invece. Già votata in aula questa proposta e il Partito Democratico ha avuto una posizione netta. Noi ripetiamo che questa destra abbia un atteggiamento assolutamente sbagliato nei confronti dei minori, siamo molto preoccupati. Io penso che il tema centrale debba e deve essere la tutela del minore, quindi dei bambini che oggi sono nel nostro paese, delle famiglie che sono ricorse alla maternità surrogata. Ci mancherebbe, noi su questi temi dobbiamo con forza sostenere e aiutare quelle famiglie, quei bambini che ci sono, perché hanno provato a mettere in discussione anche questo, quindi io penso che porre al centro il minore è la strada giusta. Rispetto a questo il Partito Democratico ha detto parole estremamente chiare.